Adesso vi farò vedere tutta la parte di riconoscimento vocale e sintesi del testo, quindi sostanzialmente ascoltare e parlare. Lo so che non è proprio uno dei cinque sensi parlare, però diciamo diamoci un po' così una piccola licenza. Poi dopo oggi, mentre stavo qui tra voi, ho anche, se riusciamo a vederla, sviluppato una parte di riconoscimento facciale. Quindi se poi un attimo, se abbiamo qualche 10 minuti di tempo, la vediamo. Allora, vi faccio subito vedere, anzi sentire più che altro, l'obiettivo dell'applicazione che andremo a realizzare assieme. Come vedete, vabbè, c'è un menu con dei comandi e io vado nella parte Voice Command. Io volevo farvi, cioè, vi volevo giusto far puntare l'attenzione sul fatto che non tocco il dispositivo tranne per far partire l'applicazione. Ciao, come stai? Vorrei poter reclamare i miei diritti sindacali, ma la legge non è ancora pronta per me. Senti, com'è il tempo? Che ci stai a fare qui dentro? Esci e vai a fare un giro all'area. E come sono questi ragazzi? Inutile dirti che questi ragazzi sono i migliori. Va bene. Ciao, va bene, ciao, grazie. Alla prossima, speriamo il più tardi possibile. Insomma, come avete visto, possiamo non più tappare, cliccare, fare, ma possiamo dialogare con la nostra app. Come non c'è niente di strano, comunque è tutta un'app creata da zero, quindi queste API che effettivamente sono presenti da un po' di tempo, ma con le ultime versioni di Android sono state migliorate, possono farvi sbizzarrire un po' la fantasia e introdurre nuove modalità di interazione, magari complementari o sostitutive delle precedenti, sulle app che andrete a realizzare. Allora, giusto perché oggi di codice ne abbiamo visto poco, in realtà non è vero, abbiamo visto parecchio. Andiamo a vedere sostanzialmente come fare. Come vi dicevo, questo codice è da un po' che è disponibile. Comunque, dalla versione della 4.0.1, quindi da Jelly Bean, hanno anche messo, per esempio, il riconoscitore del parlato, quindi della voce, l'hanno messo con modalità offline. Quindi voi potete, per esempio, accedere adesso a questa cosa qui direttamente in offline. Allora, progetto Eclipse, normalissimo. Andiamo a vedere la prima delle attività disponibili. Dunque, andiamo a verificare quali sono, quindi parliamo di sintesi vocale, ok? Andiamo a vedere quali sono i linguaggi disponibili nel nostro dispositivo, perché voi dovete sapere che Google ha rilasciato una serie di vocabolari, inglese, italiano, francese, spagnolo, che possono essere installati per produrre della sintesi vocale. Quindi, primo problema di dire, ok, voglio far parlare il mio dispositivo, vediamo se effettivamente può parlare, perché non tutti i vocabolari sono stati installati su tutti i dispositivi. Un'altra cosa che ci tengo a dire prima di iniziare è che questa è una delle possibili soluzioni, perché comunque il motore di sintesi vocale e di riconoscimento sono comunque componenti estendibili come tantissime altre cose del framework Android. Quindi esistono sia motori di riconoscimento vocale, sia motori di sintesi di terze parti che voi potete installare per magari aggiungere dei dizionari nuovi che non sono previsti tra quelli standard, piuttosto che magari utilizzare delle voci che sono ad esempio più adatte per un determinato tipo di contesto. Una tra tutte, ad esempio, c'è un'azienda italiana, Loquendo, che era partita con il text to speech in italiano, aveva fatto una voce in italiano che c'ha attualmente una voce in italiano a pagamento, però molto più calda, molto anche più udibile da diverse persone. Allora, come vedete, qui abbiamo un'activity riassuntiva dove abbiamo la lista dei vocabolari disponibili, quindi vedete inglese americano, italiano e inglese britannico, e questi sono quelli installati nel nostro dispositivo. Poi abbiamo i linguaggi che mancano, quindi tra quelli standard di sistema io volendo posso installare in più questi qui, e abbiamo un bottone che se cliccato ci apre un'attività di sistema che mi permette di scaricare i vocabolari aggiuntivi. Questa qui è tutta roba di sistema, non l'ho creata io. Io nella mia applicazione sono soltanto andato a leggere questi valori qui. Ok? Quindi primo passo, controllo. Vediamo come si fa il controllo. Torniamo nell'app. Allora, qui c'è, se
sempre nell'app, una classe che ho creato per comodità, dove ho messo dentro un po' di utility per gestire la sintesi vocale. Però in realtà non è che ci siano grandi righe di codice dentro, come vedete anche la lunghezza saranno 150 righe neanche, commenti compresi, quindi è abbastanza corta. Allora, prima cosa, facciamo partire la nostra activity, quindi su long create, inizializziamo un po' di variabili, inizializziamo il mio speech manager, impostiamo la cosa. Prendiamo qualche lista, questa è la lista dei linguaggi disponibili, questa qui invece è la lista dei linguaggi non disponibili e il bottone. Fino a qui tutto molto tranquillo. Andiamo, mettiamo long click list del bottone che andrà a fare delle cose. Allora, e qui chiamiamo questo lancio delle capabilities. Sia il text to speech che il riconoscimento della voce utilizzano il meccanismo classico di Android, che è chiamo un'activity esterna, quando questa activity ritorna, cioè quando questa activity finisce, ritorna all'activity chiamante dandogli un risultato e dei dati aggiuntivi nell'intent di ritorno. Quindi questo paradigma è utilizzato per un po' tutte le chiamate. Allora, vediamo qui nel launch chiamo il mio speech manager, vediamo cosa fa questo init del TTS engine. Vedete che gli passo come parametri l'activity e un request code, lo stesso request code che poi vedremo nel activity result. Lo vado ad aprire, molto facile, molto semplice, creo un nuovo intent, gli passo questa action codificata nel text to speech engine action check TTS data e faccio partire l'activity. Quindi nel sistema partirà qualche cosa in background, andrà a controllare quali sono le capabilities e, indovinate un po', ritornerà nel mio on activity result. Ok? Siccome nel on activity result gli ho detto, quando ho chiamato quell'activity gli ho passato il request TTS check, vedete, va a fare questa parte di codice qui e analizziamo qual è il risultato. Per analizzarlo, queste cose che vedevamo sullo schermo in realtà sono queste qui, vedete, la prima e la seconda, in realtà sono due array list, cioè due array di due liste di stringhe che vengono ritornate andando a prendere questo valore e questo valore dall'intent che viene ritornato da questa activity, né più né meno. Quindi poi qui è tutto codice per la parte grafica, quindi creo un adapter, ci metto dentro questi valori delle voci disponibili, ci metto questi valori delle voci non disponibili, ci metto dentro un po' di commenti, abilito dei bottoni. Quindi in realtà, a parte tutta questa cosa qui, quello che dobbiamo verificare è 1 e 2. Queste sono le due cose importanti. Quindi lancio l'intent, quando mi ritorna 1 e 2. Un altro valore importante dell'intent è il result code. Il result code può essere di diversi tipi e sono sostanzialmente questi qui. Allora, quando mi ritorna questo result code qui, significa che c'è installato tutto l'installabile nel dispositivo. Ok, quindi tutti i linguaggi, tutte le estensioni, eccetera. Quando mi ritorna questo qui, mi dice: guarda, più o meno il tuo TTS è a posto, non ha grossi problemi, funziona, eccetera. Alcuni linguaggi sono installati e alcuni linguaggi no. Nel mio caso, dove comunque vi ricordate ci sono alcuni linguaggi installati e alcuni linguaggi no, mi ritorna questo valore qui. Ok? Però come vedete faccio esattamente le stesse identiche operazioni. Poi ci sono altri valori che indicano che qualcosa è andato male, per esempio che i dati sono sbagliati, che per esempio non c'è il text to speech, che per esempio ci sono problemi con il volume, quindi magari un device senza per esempio speaker esterno e cose del genere. Quindi qui significa che il text to speech è più o meno pronto a essere usato, magari non con i linguaggi tutti che vogliamo, però comunque essere usato. Qualcosa qui significa che è sicuramente sballato. Ok? E questo è banalmente come si controlla se il mio dispositivo può fare delle cose. Andiamo a vedere invece, quando cliccavo sul bottone, come far aprire quella finestra per scaricare linguaggi addizionali. Anche qui, indovinate un po', andrò a chiamare un intent con questa azione action install TTS data, apre una finestra, quella lì che vedevamo con tutti i linguaggi, li scarico, non li scarico, torno indietro, ritornerà con l'activity result e nel nostro caso specifico io ovviamente quando mi ritorno da quella finestra lì non faccio altro che lanciare un refresh della lettura della configurazione del sistema, né più né meno. Chiaro fino a qui? Dubbi, perplessità? Sto andando troppo codice, troppo veloce? Ok.
Adesso andiamo a fare, abbiamo controllato che c'è tutto quello che ci serviva, abbiamo per esempio anche installato qualche lingua addizionale, se per esempio vado qui, posso installare il francese, forse c'è qualche mega che richiede di essere scaricato, no, è anche abbastanza veloce, comunque quando avrà finito di scaricarlo poi lo vedrò tra le lingue addizionali. Adesso andiamo a vedere come poter finalmente leggere del testo, quindi qui posso mettere la mia frase, che è la mia frase. La mia frase, la mia frase. Allora, questa voce che ho scelto è una voce italiana femminile, che attualmente è l'unica disponibile in italiano, mentre per esempio per quell'inglese c'è una voce maschile e per quella, quelle altre non mi ricordo in realtà quali sono, che sono anche quelle, se non sbaglio, che trovate anche nel navigatore. Ok, quindi praticamente queste voci vengono poi messe a disposizione di alcune applicazioni di sistema che già vengono utilizzate. Installando altri engine di sintesi vocale potreste avere, come dicevo prima, voci diverse, o come i giochettini una volta del Tom, dove uno cambiava le voci e quindi la guida veniva data con voci in dialetto diverso, oppure comunque è anche un po' up to you realizzare per esempio un motore di sintesi vocale. Non è proprio banale, però per alcune frasi particolari o comunque per delle cose molto molto semplici, molto molto tipo limitate, comunque uno può anche provare a fare qualche cosa. Allora andiamo a vedere come ottenere, ah ecco, voi non l'ho fatto vedere, scusate, niente, qui praticamente scrivevo e poi dopo cliccando sul bottone leggi la frase veniva letta. Andiamo a vedere come ottenere questa cosa qui, questa activity qui. Allora, ok, allora anche qui le nostre solite variabili, iniziamo la nostra activity, carichiamo anche qui lo speech manager, niente di nuovo, content view che in realtà è il text e il bottone sotto, e qui vabbè, mettiamo un listener sul click del bottone, poi dopo andiamo ad analizzare cosa fa questo bottone. Disabilito tutti i componenti, perché ricordatevi che potrebbe non funzionare il text to speech sulla mia applicazione, quindi questa è un'activity che in realtà in background controlla anche se c'è tutto quello che serve per poter parlare prima di dire ok, puoi parlare. Quindi qui disabilito tutti i componenti perché prendo il peggior caso come esempio, cioè qualche cosa non funziona, e poi rilancio il mio InitTTS Engine. Ricordate quello che ho usato prima. Quindi cosa succederà? Verrà creato l'intent con questo tipo di action e una volta che l'activity di sistema ha fatto quello che deve fare, ritorna all'activity chiamante e quindi torniamo anche noi all'activity chiamante. Qui abbiamo utilizzato questo codice, request TTS check, e andiamo ad analizzare i risultati. Allora, qui vi ricordate quelle variabili che dicevamo prima? 1 e 2 significa che per me comunque già sto un gradino avanti, cioè comunque il motore c'è, adesso poi vediamo se effettivamente c'è il linguaggio italiano, e logo che comunque il motore è presente, e controllo se il linguaggio italiano è disponibile. Se per caso questa cosa non succede, praticamente è tutto disabilitato, quindi dico che praticamente non è possibile sintetizzare la voce. Andiamo a vedere cosa fa questo questo linguaggio italiano. Dovrebbe essere molto semplice già ricordarselo, cioè indovinate un po', vado a prendere tutti i dizionari disponibili, tra quelli che mi ritornava la chiamata, controllo se tra questi c'è una stringa che si chiama ITA-ITA, che è il dizionario italiano, e se sì, significa che sono pronto per parlare italiano. Ok? Allora, se sono pronto per parlare italiano, a questo punto ho fatto il controllo, abilito e creo il motore di sintesi vocale. Andiamo sempre qui, anche questo l'ho messo nel mio helper. Faccio un new, dove gli passo un context e un listener. La creazione del motore di sintesi vocale viene fatta in asincrono, quindi come tutte le chiamate asincrone posso gestirla con un broadcast receiver oppure posso gestirla con un listener. Quindi io la lancio e poi dopo, quando questa cosa è finita, viene richiamata l'activity, cioè viene richiamato il metodo del listener. Nel caso specifico, qui passate il listener, eccolo qui il nostro listener. Allora, viene, come vedete, il listener è soltanto un metodo onInit, dove viene ritornato uno status, e in base allo status può essere un success oppure ovviamente un fail. Se questo è andato bene, sono finalmente pronto per... Scusate, se questo è andato male, ritorno un messaggio in cui dice guarda, c'è successo qualche cosa, non so che cosa, boh, vedi tu. Ovviamente poi dopo uno qui può andare a scavare sempre un po' più in basso per trovare quello che c'è. Se tutto è andato bene, allora che cosa faccio? Setto il linguaggio del motore su italiano, con queste istruzioni qui, vedete,
text to speech set language, lo setto su italiano perché so che è una lingua abilitata e presente nel sistema, e a questo punto posso andare a parlare. Quindi inizializzazione, controllo, creazione del motore, se tutto è andato ok, se il motore, quando è finito quando il motore ha finito di crearsi, setto il linguaggio in italiano. Chiaro? E andiamo a vedere finalmente questo bottone che, data una stringa, mi permette di sintetizzarla. Eccolo qui. Allora, anche qui codice Android proprio di base. Quando clicco, leggo dall'input box, dall'edit text il messaggio, e se il messaggio non è vuoto, lo sparo in questo metodo qui. E questo metodo qui non fa altro che invocare il metodo speak dell'engine del text to speech, passandogli il messaggio, un parametro che adesso vediamo e un paio di parametri che vediamo cosa significano. Questo primo parametro mi indica se la coda deve essere, cioè se il messaggio deve essere accodato a qualche cosa che sta dicendo, oppure se deve essere completamente, cioè se deve essere interrotto quello che sta dicendo e partire con un nuovo messaggio. Qui ci sono, vi potete sbizzarrire con tutta una serie di calibrazioni della voce, più veloce, meno veloce, sample rate e tutta una serie di altre cosettine. Ok, diciamo che questo parametro è quello che va esplorato per ottenere anche effetti forse un po' più simpatici, un po' più da, anche da giochino. Finito. E così, con queste poche istruzioni, il nostro Android può parlare. Ok? Anche qui, check veloce, ci siamo, non ci siamo, come va? Beh, per adesso non dormite, quindi non è negativa questa cosa. Allora, vediamo come riconoscere del testo. Allora, vi faccio vedere, terzo bottone. Allora, il riconoscimento del testo è fatto, cioè ci sono diverse opzioni. La prima opzione, quanti di voi hanno già usato Google Now sul telefono? Ok, comunque c'è un intent che può essere chiamato per richiamare direttamente, la chiamano la web search. Quindi io spingo qui, start web search. Cosa c'è di bello a Verona? Verona, ok. E quindi vedete che ho già tutte le funzionalità di ricerca che potrei integrare nella mia applicazione. Anche qui c'è un meccanismo degli intent, dell'attività che ritorna, quindi voi potete passare, fare override di alcuni parametri, verificare quello che ritorna, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo, questo però utilizzate il vostro componente di sistema. Se invece voi volete partire proprio con il riconoscimento vocale, è questo qui. Ora sono a Verona. Allora, vedete cosa vi ritorna? Una serie di stringhe con una percentuale di successo. Cioè, secondo il riconoscimento vocale, la prima stringa è praticamente quello detto io, con un 95% di possibilità. Le altre stringhe ritorna dei valori zero, perché vedi, sono a Verona zero, ora e sono a Verona, quindi cose non proprio sicure. Adesso io ho parlato molto molto, ora sono a Verona, adesso magari parlo un po'. Cerco di parlare in maniera più fluida. Ecco, fluida, cerco di parlare in maniera più fluida, effettivamente è l'ultimo, però c'ha un riconoscimento con zero. Si vede che comunque ha dato più importanza a guida. E beh, questo miracoli del riconoscimento vocale, alla fine non è una scienza esatta, quindi qualche cosa può anche tornare sbagliato. Comunque, ci dovrebbero essere questi parametri qui vicino che vi danno l'attendibilità del risultato riconosciuto. Potete specificare il massimo numero di frasi che volete che vi siano ritornate come riconoscimento, quindi poi sta a voi prendere, che ne so, la prima, la seconda. Comunque, quando ritornano, sono tutte messe in ordine di attendibilità, quindi sopra ci sono le più attendibili, sotto le meno attendibili, mano a mano scalando. In più ho la possibilità, allora, questa cosa qui riconosce con la lingua del sistema. Volendo, ho la possibilità di forzare in una lingua. Quindi l'ultimo, per esempio, My name is Alfredo. Parte la mia pronuncia oscena. Ecco, cosa fa? Dal game Mortal Kombat, comunque, ok. E come potete vedere, ho forzato il riconoscimento in inglese, anche se ho tutto l'ambiente, eccetera, configurato per l'italiano.
Vediamo come fare queste cose. Anche qui c'è una sua activity, questa. Allora, eliminato un po', inizializziamo le solite variabili, ormai queste dovreste conoscerle. Anche qui do una serie di disabilito tutto in modo tale da poter poi abilitare una volta che sono sicuro che il motore di riconoscimento c'è. Ci sono un po' di listener, eccetera, eccetera. Allora, andiamo a vedere la web search. Ok, scusa, prima cosa devo verificare se il riconoscimento vocale è disponibile sull'applicazione. Questa è una cosa che viene chiesta al package manager. Quindi con questa chiamata praticamente al package manager gli dico quanti motori, quanti programmi ci sono che riescono a riconoscere questo intent, action recognize speech. Se il numero di programmi ritornato dal package manager è maggiore di 0, significa che ce n'è da 1 a n. E anche qui la modularità che vi dicevo prima, quindi non avete solo quello di sistema, ma ne avete n. Ok, quindi prima controllo se c'è qualche cosa per riconoscere la voce. Dopodiché, se per esempio c'è, facciamo ad esempio partire la web search. Eccola qui. Quindi la prima che vedevamo, andiamo a vedere com'è fatta. Indovinate un po', un intent che con questa action particolare alcuni parametri, che comunque lui vuole l'activity chiamante, vuole un po' di cosettine, e spara una start activity for result, né più né meno. Poi, come dicevo, nel caso della web search ci sono tutta una serie di valori che possono essere ritornati e che ovviamente vanno poi ad essere analizzati nel non activity result. Io in questo caso non ho analizzato perché non mi interessava. Comunque nella documentazione trovate un po' tutto. Poi andiamo a vedere invece come far partire la ricerca delle parole italiane. Anche qui, listen to speech, andiamo nel mio metodo, ok, che è questo qui. Indovinate un po', faccio partire un intent, gli dico, ad esempio, questo è uguale a prima, passo comunque il nome del package della classe chiamante, poi posso specificargli un messaggio da scrivere nel box, quello lì col microfono che appariva, nel frattempo che l'utente parla, quindi lo vediamo un attimo. Questo tell me what you want è comunque customizzabile e glielo passo io quando chiamo questa piccola activity. Ok, poi, e qui bruciamo le tappe, posso anche passargli il linguaggio con cui voglio fare il riconoscimento vocale. È il linguaggio nel formato IETF, quindi tipo IT-IT maiuscolo, N-UK, N-US, eccetera, eccetera. Quindi una cosa che chi lavora con un minimo di localizzazione è ben conosce. Poi, qui posso addirittura impostare, sempre attraverso i parametri dell'intent, che tipo di riconoscimento vocale utilizzare. C'è un freeform, c'è un web search, ognuno con i suoi pro e con i suoi contro a seconda di quello che dovete fare, e qui, come vi dicevo, i risultati, il numero massimo di risultati. Ok? Fatto questo, vostro solito start activity for result, e quando questa activity che appare riconosce, cioè finisce di elaborare, indovinate un po', vi ritorna qualche cosa che noi andiamo ad analizzare. Anche qui gli passo il result code e il data. Ovviamente il result code può essere successo o non successo, cioè ok o non ok. Se non è ok significa che è successo qualche cosa, tipo non so, l'utente ha premuto back, non è riuscito a riconoscere, è andato in timeout, 1500 cose. Io comunque controllo per un generico se non è ok. E anche qui, banalmente, dall'intent data vado a tirare fuori i risultati, che non è altro che una lista di stringhe. Qui un altro extra dell'intent è il mio confidence score, lo metto in un array di float, e poi semplicemente nella lista vado a mettere dentro parolina confidenza, parolina confidenza, parolina confidenza, né più né meno. Ok? Semplice, no? Cioè alla fine sembra una cosa veramente veramente carina, e con, non so, 30 righe di codice tra riconoscimento e sintesi vocale abbiamo fatto tutto. Ok? Oh. Per ottenere l'activity, quella finale, quella dei comandi, niente di più facile che combinare il tutto. Quindi praticamente prima ho inizializzato il motore di sintesi vocale, lo faccio partire quando l'activity parte e dopo che ha processato ogni comando, e poi quando qui nel non activity result mi ritorna, eccola qui, il mio voice command, vado
ad analizzare le parole che ci sono dentro. Ora, io ho fatto la cosa proprio più barbina che si possa usare, cioè ho messo delle keyword che quando le pronuncio nella frase che dico, se c'è quella keyword lì particolare, mi risponde con un messaggio. Quindi posso dire che tempo fa, dimmi qual è il tempo, cosa ne pensi del tempo, ma se ti volessi fare delle domande un po' sul tempo, l'importante è che dico tempo. Come anche per esempio ragazzi, come per esempio stai, ciao come stai tutto bene, dimmi come stai, eccetera. E poi grazie serve per chiudere l'applicazione. E come azioni, anche qui ho fatto le azioni più banali possibili, cioè gli ho fatto semplicemente dire qualche cosa, ma qui potreste far scatenare il mondo, tipo aggiungimi un appuntamento sul calendario e focalizzare per esempio su verbo e azione, quindi verbo, soggetto e complemento, quindi aggiungere calendario, quindi lui capisce ok, allora poi lì magari mi può pronunciare ok, ho recepito un appuntamento sul calendario, cosa ti devo aggiungere, e lì rimanere di nuovo in attesa di quello che voi dite, dopodiché magari con librerie esterne, codici che avete scritto voi, andare a prendere e scrivere nel vostro calendario. Ok, quindi poi fatta la tecnica base, come portarla un po', come farla, come utilizzarla, è veramente sta a voi, sta un po' alla vostra creatività. Io in questo caso, ecco, anche per fare un po' di ironia, ho fatto delle frasi un po' idiote, però comunque ci sta. Stop. Tutto quello che può, una parte introduttiva di quello che può riguardare la sintesi e il riconoscimento vocale finisce con 30 righe di codice. Allora, questo l'avevamo provato e effettivamente riconosceva degli inglesismi nell'italiano. Poi dipende da quanto l'inglesismo è simile all'italianismo o l'italianismo è simile all'inglesismo, non so, però... quello poi sai dipende anche molto dalla pronuncia che hai, perché comunque so che all'inizio il motore di riconoscimento vocale riconosceva l'inglese pronunciato da un inglese, poi piano piano hanno iniziato anche da un britannico, poi piano piano io ovviamente ho una pronuncia che è oscena e qualche volta mi riconosce, qualche volta no, però altri miei colleghi che sono molto più bravi di me, pur non essendo inglesi, hanno comunque un tasso di successo sul riconoscimento vocale abbastanza alto. Penso che è una tecnologia che si evolve col tempo, più dati ci sono, più i modelli di riconoscimento migliorano, quindi adesso ti dico che non è proprio attendibilissima, però vedo nel tempo visto dei miglioramenti. Prima tu, non so se ho detto male di una cosa, hai detto che nelle ultime versioni di Android il motore di riconoscimento sta molto esatto, puoi usarlo in maniera offline, quindi non c'è bisogno della connessione per riconoscere le parole. Ovviamente se la connessione c'è, viene fatto con l'ausilio del back-end di Google, il riconoscimento. Non può essere gestita via software, cioè io non posso decidere di usare esclusivamente quello dello smartphone. Che io sappia, no. Però può essere che c'è qualche parametro di configurazione che ti forza di utilizzare soltanto quello online. No, il discorso è che è sempre un discorso, no, sai qual è? Il discorso è di offrire la migliore esperienza all'utente. Allora, se l'utente c'ha già un telefono che si collega alla rete, significa che prende il segnale, però è un segnale debole, però lui dal momento che lo vede cerca comunque, invece no, vorrei forzarlo ad usare quello. Gestire io la cosa. Capito, guarda, non ti so rispondere con sicurezza, magari nei tipi di quando uno inizializza il motore di riconoscimento gli passa anche, vedevamo quel tipo di, eccolo qui, il modello, magari qui ci sono dei modelli che sono soltanto offline necessariamente, però bisogna un po' sperimentare, ecco, questo sicuramente. E poi capita anche che magari queste cose qui nel tempo cambino, tipo l'azione per esempio della ricerca web è stata introdotta ultimamente, mentre prima c'era solo quella della ricerca normale, quindi non ti arriva quel pannellino in più. Quindi essendo anche una tecnologia in evoluzione, devi stare un po' attento al livello di API supportato da ogni chiamata che fai e da ogni costante che hai, perché non è detto che su alcuni telefoni vecchi magari quella cosa ci sia. Sta un po' a te gestirlo. Questo codice qui c'è un repository dove sto piano piano caricando tutto il codice che poi lascerò a loro, quindi poi ci potete direttamente accedere. Come vedete è codice, diciamo, di produzione no, però ho cercato di scriverlo con un minimo di dignità, è focalizzato soltanto al task specifico, quindi anche abbastanza facile da leggere. Se ci sono dubbi comunque chiedetemi e cercherò di farvi qualcosa. Allora, oggi mi sono divertito con
riconoscimento facciale. Quindi, data un'immagine, ci sono tutta una serie di API fin dalle prime versioni di Android, poi ovviamente il tempo sono state migliorate, per riconoscere le facce. Quindi, data un'immagine o addirittura dato il flusso della vostra camera, è possibile riconoscere dei volti. Allora, ve lo faccio vedere. Allora, visto che oggi non hai avuto tantissimo tempo, è l'embrione del riconoscimento facciale. Quindi, per esempio, non ho fatto tutta la parte di riconoscimento sulla camera. Però tutto quello che si applica in questo esempio che vi faccio vedere lo riportate pari pari, per esempio, nel gestire le immagini che vi arrivano real time dalla camera, perché praticamente gli attori interessati sono sempre quelli. Allora, qui ho una lista di immagini. Se faccio analizza, ci mette anche un po' di tempo, pink, ci ha appiccicato sopra gli occhiali. Quindi mi ha riconosciuto che lì c'è un volto, dov'è il volto, quanto è grande il volto, e ci ha appiccicato gli occhiali. Possiamo prendere un'altra immagine, questa non mi piace. Queste sono tutte Creative Commons, quindi in teoria non bisogna, cioè non ci dovrebbe essere problema di riproduzione. Vedete, Harrison Ford però ci sta bene con gli occhiali, è un figo comunque a prescindere. Qui ci sono due persone e lui riesce a mettere gli occhiali solo su una, perché magari l'altra faccia l'ha tagliata a metà. Qui invece abbiamo due soggetti molto chiari, tic, e ci sono gli occhiali a tutti e due. Abbiamo messo gli occhiali solo alle due signorine perché il tipo ce l'aveva già, no, in realtà perché la faccia comunque non è proprio dritta e quindi non è riuscito a riconoscerla. Qui con un bel cane, non sono state trovate facce, giustamente. Allora, a prescindere dalle immagini, il codice sotto è tutto uguale. Quello che ho visto io facendo dei tentativi è che ci sono tipo... queste qui ovviamente sono le immagini migliori per poter ricevere il riconoscimento facciale, perché sono proprio davanti, belle nitide. Già qui comunque vedete, con una faccia un po' a tre quarti e anche magari proprio che non è un colore proprio fatto bene in luce, comunque funziona. Poi avete visto anche la prima, la faccia in bianco e nero. Andiamo a vedere il nostro super codice. Allora, tix, c'è un'unica activity che fa un po' tutto, e è questa qui. Allora, qui anche ho messo una serie di link, sia alla reference che a dei tutorial che ci sono per approfondire la cosa. Grazie per i tweet, molto bene. Allora, io ho creato una mia image view che estende l'image view normale e in più disegna delle cosine in overlay. Quindi non è che l'image view mi serve per fare riconoscimento facciale, mi serve solo per disegnare in maniera veloce delle cosine che poi vediamo. E niente, qui c'è il bottone analyze, che è questo bottone che vedete qui, che è quello che viene premuto e lancia il riconoscimento facciale, e poi due bottoni previous e next per andare avanti e indietro sulle immagini. Potevo fare una cosa con un view pager molto bella, molto accattivante, però l'ho detto, l'ho fatta stamattina, quindi non ci ho avuto molto tempo. Allora, quando clicco su analyze, scateno questo evento. Quindi, siccome l'evento è un evento abbastanza pesante, creo un task asincrono e lo lancio in background. Ok? Cosa fa questo? Al task asincrono gli passo una serie di immagini e poi semplicemente eseguo questo task. Quindi andiamo a vedere quello che fa. Inizializza le variabili nel suo costruttore, poi sul non pre-execute, quindi prima di iniziare, vabbè, roba grafica, quindi mi manda il publish progress, quindi mi fa vedere su quella specie di riga di log quello che sta facendo e disabilita il bottone analyze. Poi il vero riconoscimento facciale è tutto qui. Allora, per funzionare il riconoscimento facciale può prendere in pasto qualunque tipo di immagine, però deve avere questi parametri di decodifica. Quindi se voi prendete un'immagine full, quindi tipo dalle risorse eccetera, quelle classiche, il riconoscimento facciale non funziona. Praticamente dovete renderla un po' più leggera. Ok, questo è il succo del discorso. Non dovete usare un 8888 che è tipo i 32 bit super figo, ma dovete usare qualche cosa un po' più leggero. E per farlo praticamente io ho semplicemente fatto un decode resource, quindi avevo tutta questa lista di immagini e ottengo l'immagine full color, cioè la bitmap full color, poi con questo copy da una bitmap all'altra la
faccio un desample dell'immagine praticamente, e poi ovviamente butto subito via la prima bitmap con la full color, altrimenti vado subito in out of memory. Già questo è un passaggio rischioso, però visto che è comunque questa una demo veramente, non è che ci ho messo grossi controlli o altro, già qui comunque dovete prestare un po' di controllo. Ovviamente l'ideale sarebbe già averci già immagini che vengono comunque con una risoluzione come quella richiesta dal sistema. Poi anche qui scrivo o sto gestendo le facce, creo un nuovo face detector, che è una classe di sistema che, dunque ce l'avevo sulla reference, potete vedere che, attenzione attenzione, è presente dall'API livello 1. Quindi quando Android è nato, 3 anni fa e passa, aveva già il face detector. Poi nel tempo l'hanno migliorato, però diciamo che era una cosa che c'era fin dall'anno zero. A questo face detector gli devo inizializzarlo con la grandezza dell'immagine, quindi larghezza e altezza, e il numero massimo di facce che voglio riconoscere. Quindi io qui per esempio faccio messo 10, quindi se lui poi ne trova solo una non è un problema, però... Nel senso che se voi dite ok, so sicuramente che questo, in questa immagine c'è un solo soggetto, restringete a uno, così almeno il processing è anche più veloce. E a questo punto lanciate Find Faces con il vostro bitmap desimplizzato e questo array che non è altro che un array di facce che, in cui lui metterà i risultati. Parte dentro, brrr, in background, cioè in realtà no, questo è un task sincrono, fa tutte le sue cose, processa e a un certo punto ritorna un count che è il numero di facce che lui ha trovato in quell'immagine. Come vedete tutta la magia è qui, semplice, pura e nuda e cruda. Allora io qui poi che cosa faccio? Prendo le facce... E cioè mi creo un nuovo array e ci metto dentro soltanto le facce riconosciute, ok? E poi dopo lo passo a l'onpost execute che farà le sue cose. L'onpost execute per ogni faccia, allora se andiamo a guardare come è fatto face, ha praticamente due parametri principali: ha get midpoint, che sarebbe questo punto qui, quindi il punto in mezzo agli occhi, e la distanza degli occhi. Queste sono le due cose disponibili. Quindi io poi dopo metto nella mia vista, cioè nella mia image view, queste facce. Poi e gli dico alla vista ridisegnati. A questo punto andiamo a vedere la magia che fa la vista, che in realtà non è che ne faccia granché. Comunque quando si ridisegna, io per ogni faccia che ho riconosciuto posso andare a fare diverse cosettine. Ad esempio qui, appena l'applicazione parte, l'ultima era quella lì degli occhiali. Comunque per esempio la prima cosa più semplice che si può fare è andare a disegnare più o meno un quadrato dove è la faccia, ok? Quindi vado qui, lo analizzo, tac, vedete? Praticamente lì ha beccato il centro della faccia, ok? Se vado avanti, questa qui, lo stesso, vedete? Il problema, come già qui iniziate un po' a intuire, è che il riconoscimento è fatto proprio come se la faccia stesse dritta. Quindi una faccia un po' storta come questa non è il top. Qui ovviamente questo che ve lo dico a fare viene benissimo. Qui vedete che prende sia la donna che la bambina, ok? E così via. Come faccio a farlo? Qui face overlay. Allora prendo il midpoint della faccia. Beh, qui faccio una cosa che serve per interpolare il punto, perché comunque quando io gli passo un'immagine, che ne so, 1000x1000, nel canvas che viene visualizzato adattandola alla dimensione del dispositivo, ok? Quindi quando lui mi processa la faccia e mi dice guarda il punto in mezzo è qui, si riferisce alla dimensione originale dell'immagine, che va poi ricalcolata e rimappata su come l'immagine è qui sul vostro dispositivo. Questo è dove ci ho perso tipo 3/4 del tempo, per dirvi la difficoltà, e alla fine creo un rettangolo che è 50 pixel intorno al punto centrale. Il colore, uso questo paint che è un paint, eccolo qui, Red Overlay Paint, quindi praticamente è un paint rosso che ha comunque un alfa di 150 e uno stroke di 5, e questo viene disegnato sopra la faccia. Volendo posso, invece di disegnare la faccia, andare a vedere dove sono gli occhi, perché comunque il programma mi ritorna il punto centrale e la distanza degli occhi. Siccome ci sono delle proporzioni, diciamo, tipiche nei vari volti, so che, cioè, posso calcolare con buona approssimazione dove sono questi occhi. Facciamolo su questo,
che viene sicuramente meglio. Eccolo lì, vedete? Come faccio? Anche qui molto molto semplice, anche perché già tanto ci sono due parametri a disposizione, il punto centrale e la distanza degli occhi. Faccio un po' di magie matematiche, divido per 2, moltiplico per 4, aggiungo un pizzico di sale, un po' d'olio e ottengo il centro dei due occhi, che in realtà, ripeto, non è il centro esatto, è un centro stimato, tant'è che se ritorniamo alla foto di prima vedete come per l'occhio destro è leggermente più spostato. E se andiamo ad analizzare questa foto, dato che vi dicevo che comunque lui presuppone che gli occhi siano orizzontali, vedete che uno è più sotto e uno è più sopra, ok? Però comunque tutti quei giochini che uno già può fare, già con queste due righe di codice sono comunque abbastanza fattibili, tant'è che poi l'ultima parte, che poi è quella che vi ho fatto vedere, è quella di, invece di metterci un cerchietto, un puntino, vado proprio a metterci una bitmap, nel mio caso una bitmap degli occhiali. Allora, ho trovato questa bitmap qui, eccola, un PNG con gli occhiali disegnati in trasparenza, super facile, e quando vado a disegnare gli occhiali prendo sempre il punto centrale, ricalcolo la distanza degli occhi, creo una bitmap scalata, anche qui con un po' di magia, perché so che comunque la distanza degli occhi significa che è due volte larghezza totale, ho fatto un po' di prove e tentativi, e vado a disegnare la bitmap sopra il canvas. Vedete, veramente due righe di codice. Se poi uno volesse portare fuori il calcolo della bitmap, diciamo che sono quattro righe, uno per la larghezza e uno per l'altezza. Risultato? Trix. Potete mettere quello che volete sul volto. Pink. E arrivano gli occhiali. Allora, questa è la base del riconoscimento facciale. In realtà avevo provato anche OpenCV, però è tutto un altro mondo, quindi dovete caricare il runtime di OpenCV sotto Android, dovete scrivervi, ci sono un sacco di funzioni che potete usare per riconoscimento facciale, quello è riconoscimento facciale serio, nel senso che vi dice dov'è la faccia, la dimensione, eccetera, quindi è molto molto più avanzato, però è molto molto più lavoro. Qui avete visto che con 10 righe di codice riuscite a mettere in overlay degli occhiali sopra il volto della persona. Viene comunque carino, ecco, qui per esempio, come dicevo prima, se li facciamo vedete che sono storti gli occhiali, perché non è proprio preciso preciso. Però su foto come queste, oppure potreste fare un'applicazione, quella classica, che dato che tutte queste funzioni, come vi dicevo, vanno bene anche per la camera, voi potreste fare la vostra applicazione con l'overlay, tipo metti il volto qui, inquadralo qui, inquadrate, quando la camera vi cattura che c'è una faccia, voi potete già dare un feedback all'utente, ok, tipo sei vicino, ci sei quasi, scattate la foto e ovviamente avete, poi potete fare tutto il post processing che volete voi. A me questa mi piace un sacco, che mette gli occhiali a tutte e due, tic, carinissima. Bon, tutto qui. Ecco, questo vabbè è proprio avanzato, però vedete qui per esempio che le facce sono un po' chinate, un po' strette, un po' strane, non è proprio così messo preciso preciso, però comunque può essere un risultato simpatico anche questo. Bon, ho finito anche col piano B per oggi.